le sensazioni positive che ci sono in questi casi, insomma, comincia a salire la tensione, ma è una cosa bella. Tutti vorrebbero giocare questo tipo di partita. Noi siamo arrivati a giocarci questa partita da primi della classe, e di conseguenza abbiamo sicuramente un po' di pressione, ma quella pressione che tutti vorrebbero avere. Ma sicuramente sul Pisa non lo so, io ho invitato i giocatori in settimana a non cadere nel tranello di partire dal presupposto, come si dice in giro, che per il Pisa è la partita della vita, per noi no, no, è la partita della vita anche per noi, cioè noi dobbiamo essere consapevoli che questa partita a fine campionato potrebbe anche risultare decisiva, quindi non attacchiamoci a qualche punto in più in classifica, dobbiamo giocarla assolutamente con la rabbia di chi vuole ottenere qualcosa di importante. Ma alla fine in campo vanno i giocatori, cioè gli allenatori devono fare bene il loro lavoro durante la settimana. Chiaro, avere l'allenatore a bordo campo può essere a volte un vantaggio per i giocatori, ma non sicuramente sono altre le assenze che possono determinare. Ma non lo so, cioè, comunque abbiamo entrambi delle rose attrezzate, se è vero che abbiamo, come si dice dall'inizio, siamo i favoriti loro piuttosto che noi. Perché abbiamo costruito delle rose di un certo tipo e quindi sicuramente assenze, se sono tante, possono creare dei problemi. Noi ne abbiamo avute tante, anzi troppe ultimamente, però chi va in campo sicuramente ha tutto per poter sostituire bene i titolari. Ma anche Reggiana e Pisa sono lì, hanno ancora una partita da recuperare. La stessa L'Aquila, se dovesse vincere le due partite in casa, non sarebbe, sarebbe a 6 punti, che non sono pochi a questo punto del campionato, ma non sono nemmeno un divario tale da tagliarli fuori. Quindi, insomma, noi dobbiamo concentrarci a far bene la partita di domani e poi avremo modo, giornata dopo giornata, di tirare le somme.